Allora, con Leonardo Scardigno, General Manager della Virtus Molfetta. Allora, Leonardo, nella partita di domenica abbiamo rivisto un gruppo, una squadra che ha lottato fino alla fine contro un avversario ostico come Ostuni. È la strada giusta? Sì, sicuramente la strada giusta, alla fine insomma perdere anche se con rammarico, però perdere lottando sul campo comunque ti dà soddisfazione. Certo, perdere l'ultimo secondo in quella maniera, in maniera direi beffarda, ti lascia l'amaro in bocca, però alla fine dei conti io dico sempre, come ho detto anche alla fine della partita, ora siamo 1-1 con Ostuni, visto che avevamo una vecchia partita persa, una vecchia partita, scusate, aperta, visto diciamo, la gara vinta in casa 2 anni fa a 6 decimi di secondo alla fine, quindi ora abbiamo pareggiato i conti. Però è stata tutto sommato una bella partita, giocata a viso aperto, dove i giocatori non si sono risparmiati, non si sono risparmiati i nostri, sicuramente si è visto un gioco corale che insomma ha, tra virgolette, non premiato il risultato, ma ha premiato lo spirito di squadra. Purtroppo la situazione di infortuni dall'inizio della stagione che tallona la Virtus, Malamov, Maggi, Zambrini, come stanno? Ah, guarda, ormai si sono infortunati tutti, rimangono soltanto sul tabellino dei non infortunati, rimaniamo io e il presidente, dopodiché avremo fatto la spola tutti nell'infermeria. Malamov oggi ha ripreso ad allenarsi in maniera definitiva e ha recuperato al 90%. Maggi anche lui ha ripreso ed è in fase di recupero netto e la stessa cosa per Cucinelli. Abbiamo soltanto Zambrini che ancora si è allenato ma ancora non ha ripreso il 100%, ma sicuramente fino a domenica lo avremo, diciamo, disponibile. Molti tifosi hanno notato che da ormai 2 settimane gli allenamenti si svolgono a porte chiuse e molti anche si stanno chiedendo il motivo di questa scelta. Ce la puoi spiegare? Semplice, il motivo di questa scelta è soltanto per abbassare un po' i livelli e dare un po' di serenità all'ambiente. I giocatori stavano vivendo un momento in cui purtroppo fattori esterni li stavano condizionando e necessariamente abbiamo dovuto blindare i giocatori facendoli lavorare in assoluta serenità. Fermo restando che con questo non voglio dire che l'apporto del nostro pubblico, dei nostri tifosi, sia un apporto che può dar fastidio in allenamento, perché devo dire sono stati sempre abbastanza corretti e non mi potrei permettere di dire cose diverse da questo. Però è chiaro che in un momento in cui dove si soffre anche qualsiasi, tra virgolette, pettegolezzo, oppure dove si soffre anche qualsiasi respiro, è chiaro che necessita la società necessita di blindare il gruppo in questa maniera e quindi fare allenare a porte chiuse. Però, ripeto, malgrado tutto con i nostri tifosi, come dicevamo anche col coach, abbiamo la necessità di recuperare un rapporto che negli ultimi periodi si è un poco deteriorato, però per varie motivazioni, per varie situazioni, per vari pettegolezzi, i nostri tifosi, devo dire, sono stati sempre abbastanza corretti. Certo, non ho tollerato, non mi è piaciuto il modo con cui hanno, per esempio, contestato i nostri giocatori a fine partita a Perugia, però diciamo che potrebbe essere anche legittimo visto il risultato finale, ma alla fine diciamo che il loro modo di contestare, il loro modo di dimostrare il loro disappunto, devo dire, è stato sempre abbastanza corretto, quindi non possiamo esimerci da dire che è un rapporto che va assolutamente ripristinato ed è un rapporto che va assolutamente riportato ai livelli giusti, anche perché la tifoseria è una risorsa, è un patrimonio di questa squadra ed è giusto che tale sia. Domenica allora ci attende una trasferta delicata in terra siciliana contro Agrigento. Che partita ci attende? Beh, sicuramente è una partita dura, una partita dove la Virtus andrà per giocare a viso aperto. Loro hanno una squadra che è abbastanza quadrata, giocano 4 giocatori su tutti perché sono 4 giocatori importanti. È una squadra che è stata fatta come obiettivo i playoff, del resto come la nostra. Però sicuramente noi andremo là per giocarci a viso aperto. Loro hanno delle individualità tipo Caprari, Maier che insomma ti possono far male.
normale, lo stesso Virgilio, però è chiaro che noi andremo là sperando di vedere ancora di più i frutti del risultato, che degli allenamenti costanti, della caparbietà che i giocatori e lo spirito di gruppo che in queste ultime 2 settimane ci stanno mettendo durante il corso degli allenamenti. Ok, grazie.